Per altri cenni di cronaca e poi passeremo all'ascolto di Bologna. A Brescia, Brescia 1, Juventus 1, all'undecimo il Brescia va in vantaggio. Tengono al 54esimo con questa azione. Anche qui c'è una punizione e c'è un uomo della panchina a concludere, Bergamaschi, il sostituto di Grotti. Il Brescia, in completa tenuta scura, ha meritato di vincere, ma non c'è riuscito a salvare le situazioni più pericolose. Qui lo fa su una deviazione di Penso. Subito dopo l'argentino si farà espellere e i toscani si butteranno in avanti per evitare mischie troppo pericolose nella loro area. Alla fine perviene al gol al 33esimo con questa azione. Bergamaschi si libera di Vullo e centra per Salvioni, che insacca di testa con Zinetti ormai fuori causa. Dire che Bersellini aveva cercato di caricare psicologicamente la squadra, aveva suonato la sveglia, ma evidentemente i rischi dell'area avversaria, un po' per insufficiente incisività, un po' per il filtro predisposto con cura dalla difesa bresciana. In queste immagini poche azioni degne di nota e le cui conclusioni recano le firme di Penso, Caso, Beccalossi e Bergamaschi. Ma quando il calcio è interpretato come oggi a Brescia, nella ripresa, il Brescia manovra molto per far scoprire la difesa del Como e alla prima occasione l'infila. Ecco il gol di Torresani del pareggio. E di Penso al termine di una mischia in area lariana. Con Crialesi, un romano emigrato in Lombardia per guadagnarsi primo, secondo e possibilmente contorno, in molti hanno pensato che l'incontro si sarebbe chiuso sul classico 1-1, risultato ormai accettabile per tutti. Fra tanti pareggi nel secondo gruppo di classifica, salomonica divisione della porta anche fra Brescia e Pistoiese. Vanno in vantaggio i locali con De Biase, che raccoglie l'angolo calciato da Giachini a conclusione di una prolungata fase offensiva. Coronano i propri sforzi quasi allo scadere del tempo con il gol realizzato da Bonamonti. Tra i suoi ha lavorato molto, ha cercato di concludere, ma non è mai stato molto preciso, come in questa occasione. La ripresa sembrava essere più favorevole al Brescia, ma alla fine ha avuto ragione Zinetti, che ha parato tutto, e quando è stato superato ci si è messo di mezzo la sfortuna per i bresciani, come su questa conclusione di Bergamaschi. Poco dopo, Penso serve Salvioni, che sembra tirare a colpo sicuro, ma Zinetti mette in angolo. Ancora il numero uno bolognese riesce a salvare su questa girata di testa di Ventura. Città nel contropiede. I due elementi più brillanti della squadra, Bergamaschi e Sella, si rendevano interpreti rispettivamente. Meno due minuti dopo è Podavini, che così riesce ad accorciare. Ecco Podavini sul pallone, entra in aria, si infila, tira. Il gol della bandiera, questo, come dire, non siamo defunti, siamo ancora qui. Ma se il Napoli valeggia sempre più deciso, il Brescia ha ormai il baratro alle spalle. ...di Torresani. La veloce discesa e il servizio finale per Sella, che è pronto a insaccare. Nel primo tempo è comunque il Cagliari a produrre le azioni più pregevoli. Giachini va sul fondo, mette al centro, Vecchi respinge, Sella serve Di Biasi, tiro in collaborazione con un difensore e palla in rete. Nella ripresa il Como appare veloce e quadrato,